amici telespettatori, buon pomeriggio. Oggi puntata speciale della Regione News. Incontriamo il presidente di Autostrade del Lazio, Luigi Celori, e parliamo di infrastrutture. Ecco, un'opera molto importante, tanto dibattuta, quella di cui vogliamo parlare oggi, che è il raddoppio del grande raccordo anulare. Un'opera progettata nel 2008, inserita nelle opere più importanti da realizzare per l'allora governo Berlusconi, un'opera cofinanziata nel 2009 dalla Comunità Europea, che interessa 12 comuni, il cui progetto è stato realizzato da ANAS e che prevede un percorso di 34,5 km di strada, dal costo di 1 miliardo 700 milioni, un'opera la cui gara d'appalto dovrebbe essere bandita a marzo 2013. Cosa ci può dire al riguardo? Intanto vorrei precisare che io sono presidente di ADL Autostrade del Lazio e, come lei sa, mi occupo in modo particolare della Pontina e della Cisterna Valmontone. Però abbiamo seguito anche quest'altra importante opera, finanziata, come lei ricordava puntualmente, con un finanziamento della Comunità Europea che prevedeva il collegamento con gli aeroporti. Quindi nasce ancora prima della Pontina e della Cisterna Valmontone, era un modo per collegare oggi. Tutti i telespettatori sanno che la bretella Fiano-San Cesario collega le tre autostrade, quindi Roma-Firenze, Roma-L'Aquila, Roma-Napoli. Questa bretella, nella parte sud di Roma, quindi non è proprio il raddoppio del raccordo anulare, è un altro raccordo, ma solo nella parte sud. L'obiettivo di questa opera è portare la bretella Fiano-San Cesario, quindi a sud della città di Roma, fino sulla Roma Civitavecchia. È evidente che all'altezza della Pontina, quando incrocia la Pontina, si raccorda con l'altra parte che ha progettato sempre ANAS per conto ADL e arriva fino alla Roma Civitavecchia, Quindi allo svincolo di Fiume costeggiando in realtà la Roma Fiumicino. Quindi non serve entrare sulla Roma Fiumicino, sono due autostrade che vanno parallele e che possono risolvere importanti problemi di traffico. Quando dopo tanti anni è stata inaugurata la terza corsia del raccordo anulare, i vertici dell'ANAS hanno detto: badate però che ci abbiamo messo tanto, è venuta un'opera importante, però anche il raccordo, compresa la terza corsia, nel tratto che va in modo particolare da la Roma Civitavecchia, diciamo all'altezza della Prenestina, è sempre congestionato pur avendo la terza corsia, quindi quest'opera è di vitale importanza. In sostanza, Celori, questa dovrebbe diventare una strada a sei corsie, appunto, che taglia la zona sud di Roma, da Fiano San Cesario a Tor de' Cenci, perché nel progetto iniziale c'è la volontà di unire la Roma-Napoli all'aeroporto di Fiumicino. Esatto, Ecco. non tanto la Roma-Napoli, anche la Roma-Firenze. In realtà si bypassa il raccordo, ricorderanno tutti che prima di fare la bretella Fiano-San Cesario, chiunque volesse dalla Roma-Firenze andare verso Napoli o verso L'Aquila doveva uscire dall'autostrada, fare un pezzo di raccordo e poi riprendere l'autostrada. Allora, l'obiettivo era unire tutte e quattro, diciamo, tutte e quattro le autostrade. Io ho visto il progetto perché è evidente che poi alla fine interessa tutto il piano della mobilità del Lazio, tra l'altro è un'autostrada, quindi è giusto pure che questo progetto venga sposato dalla Regione e faccia parte di ADL, quindi se la società ha un titolo Autostrade del Lazio dovrebbe gestire tutte le autostrade che riguardano il Lazio. Questa è un'opera non solo importante, ma meditata comunque con tutti i comuni. Lei calcoli che comunque in tutto il tratto che va da prima del Parco dell'Appia fino a Marino è di fatto intubata, interrata, questo per evitare naturalmente di creare problemi al Parco dell'Appia, che tra l'altro è già stato recuperato perché nei lavori della terza corsia del raccordo anulare si è fatto in modo che appunto la contiguità del Parco dell'Appia Antica, prima interrotto dalle due corsie del vecchio raccordo anulare, fosse appunto in quel tratto interrato per ricreare l'integrità del Parco dell'Appia. Quest'opera è naturalmente progettata oggi, quindi tiene conto della stessa cosa. Poi naturalmente, se voi considerate tra Ciampino e Marino è un tratto fortemente urbanizzato, quindi è tutta un'opera che va
diciamo, sottoterra e quindi non creerà problemi e disagi. Entrando nel dettaglio, sono 12 comuni interessati, come abbiamo detto, ma pare che non ci sia l'accordo di tutti i sindaci. Ad esempio, il sindaco di Frascati, sul cui comune graverebbe in modo importante questa strada, è assolutamente contrario. Vediamo i motivi di questa contrarietà. Le accuse sono che, visto che questa strada si dilunga per 9 km di gallerie e quindi va ad interrarsi sotto Castel di Leva, dall'Appia Antica a Via di Fioranello e a Nagnina Romanina. Ad esempio, su Via di Fioranello va a toccare, secondo le critiche degli ambientalisti, proprio i terreni dove si produce il pecorino romano, e infatti sono proprio gli agricoltori i maggiori capi della protesta relativamente a questa opera. Ovviamente, quando si parla di infrastrutture, le proteste ci sono sempre e sono all'ordine del giorno, ma lei ci sa dire la situazione ad oggi com'è? Ma io credo, e purtroppo abbiamo visto la vicenda pure per quello che riguarda la Pontina, ne parleremo magari se avremo tempo tra un po', che da quando si immagina un'opera a quando poi si realizza, visto l'enormità di pareri che si debbono chiedere, giustamente, io dico pure perché una strada, una ferrovia è comunque una ferita sul territorio, questo è indubbio. Bisogna però fare, non dico un calcolo cinico, però un calcolo costi-benefici. Bisogna capire in termini di vita umane e di stress per i cittadini, un raccordo anulare sempre intasato, perché credo che non sfugga a nessuno il fatto che quando si imbocca il raccordo anulare è sempre un terno all'otto. Chiunque da qua, dall'Euro, vuole andare ai Castelli Romani e fa il raccordo sa perfettamente quando entra e non sa quando esce. Fatta questa premessa, vale pure per la Pontina e per l'accesso a Roma, poi ben venga il confronto con gli ambientalisti, con gli agricoltori, con tutti. Io lo dico pure perché per realizzare il tratto Castel Romano-Tordecenci, Castel Romano-Roma-Civitavecchia, con l'attraversamento del Tevere, col ponte, ci sono stati ministeri, autorità di bacino, quindi chi più ne ha più ne metta. Inoltre ci sono tutti i vari contenziosi che si innescano sia con altri privati che magari, come era il problema della Pontina, ma soprattutto pure con comuni, amministrazioni, cittadini che spesso ne fanno solo un interesse demagogico o di partito, vedi pure per certo mondo ambientalista, rispetto all'interesse reale dei cittadini. Poi a tutti ci piacerebbe un mondo con pannelli solari, eolico, raccolta differenziata, lo dice uno che ci ha fatto leggi, le uniche leggi approvate in regione su questi temi portano il mio nome, però poi le margherite non si mangiano, non ci si muove con tappeto volante su un prato di margherite, bisogna fare pure i conti con le infrastrutture che, se vogliamo rilanciare l'economia in un momento di crisi come questo, indubbiamente servono. Senti, Michela mi ha dato esattamente quello che è il tracciato di quello che forse in maniera impropria chiamiamo il secondo raccordo anulare della città di Roma, no? E avete specificato bene invece di che cosa si tratta. Quando è un raddoppio di fatto nella parte, tra l'altro, una parte, cioè, non è che sì, ma è nella parte più urbanizzata, perché certo, chiunque sa che dalla Prenestina però, detto per capirci alla Cassia, sembrare che c'è un raccordo anulare bis, no, che prende tutto, diciamo, mera, però no? Prende mezza città. Mezza città. Che è la parte però più urbanizzata e più trafficata. Di questo qui proprio ti volevo sentire qual era la tua opinione, perché la prima volta che abbiamo parlato della Pontina abbiamo detto che il vero nodo era l'ingresso e l'uscita da Roma. Esatto. Allora, mentre dopo anni finalmente si è che risolto viene il problema, abbassato il problema del traffico del 50% a Tordecenci con quest'opera. E siamo perfettamente d'accordo. Quindi questa abbasserà del 50%, questo non lo dice Luigi Celori chiaramente, lo dicono i flussi di traffico, gli studi fatti sui flussi di traffico, perché non sfugge a nessuno che il 50% del traffico di Tordecenci non è fatto da chi va all'Euro, per capirci, ma è fatto da chi tenta di salire sulle rampe di un raccordo che è perennemente intasato, perché, ripeto ancora, dalla Roma Civitavecchia alla Prenestina, bene o male, diciamolo come vie, mi viene in mente la parodia che faceva Guzzanti della canzone Guzzanti sul raccordo anulare di Venditti, no? Sicuramente, sì. Ecco, quindi quel tratto è sempre bloccato, quindi alla fine il tratto è bloccato, le macchine non riescono a salire e fanno la fila sulla Pontina Tordecenci. Ora, però, per quanto riguarda, nel frattempo la nostra regia sta mostrando, poi vi faremo avere piantine più aggiornate, il percorso del raccordo. L'accesso a nord, no? Il tracciato che sembrava quello più curioso, quello che doveva legare la Pontina alla Roma Civitavecchia.
dopo le controversie più strane, perché abbiamo visto anche addirittura il vice sindaco di Roma essere contro, cioè si è risolto. Vabbè, con l'interessucci di bottega, vabbè, per qualche voto che c'è. Alla fine il problema si è risolto. Il problema è quello. Infatti non ho detto che quello è il problema. Alla fine il problema si è risolto, nel senso che quell'accesso oramai ha una sua validità, no? È così? Sì. È stato approvato. E poi magari parleremo anche in che fase siamo proprio per quanto riguarda. Ma poi tranquillizziamo pure i telespettatori che abitano in quella zona. È fatto con tutti i criteri che oggi. Quindi l'interramento. Interramento, barriera antirumore, piantumazione di alberi ad alto fusto, cioè tutta una serie. Perché quello è un posto obiettivamente estremamente sensibile. Quindi ogni ente che è entrato ad esprimere un parere ha aggiunto qualcosa. Quindi non è una cosa fatta così non meditata, quindi è stata approfondita, il tracciato è stato fatto nella maniera più invasiva meno invasiva possibile, anzi spesso si poteva ulteriormente migliorare, ma poi ci sono enti che vanno in contrasto uno con l'altro, per esempio al di là del Tevere, quindi andando verso la Città Vecchia era un percorso obbligato perché la sovrintendenza ha ritenuto che il tracciato fosse inamovibile per reperti archeologici che secondo loro quindi quello che sembrava la parte. Quindi tante volte miglioramenti pure del tracciato non è stato possibile, cioè miglioramenti magari dettati dal buonsenso, forse dalle curve di livello, non sono stati non è stato possibile realizzarli perché enti magari si sono opposti tenacemente. Faccio un esempio: quella maledetta curva in contropendenza all'altezza di Decima poteva essere tranquillamente bypassata portando il sedime della pontina al di là del castello di Decima. Non è stato possibile perché qualcuno ha sollevato il problema che intubandolo e portandolo dall'altro lato avremmo intercettato la falda acquifera che alimenta la tenuta di Castel Porziano e si sarebbero seccate le piante. Poi io non so se è vero o no, sta di fatto che il sedime resta quello. Allora, quello che sembrava, dicevo, purtroppo la parte... fare una grande opera in Italia, o uno non ci crede nelle grandi opere, allora ripeto, andiamo in giro col calesse, in elicottero no, perché gli elicotteri costano e consumano. Tu sai benissimo. E quindi la trattativa è dura. Che addirittura difendevano il corridoio tirrenico meridionale. Sì, no, quindi... ma lo dico certo, né per voi né per me che ci ho allora, sempre creduto in quest'opera, però sono passati 10 anni. Perdona, la situazione che sembrava quella più complessa era quella dell'aggancio a nord è risolto. Quello invece dell'aggancio a sud, lo citavi, no? Verso la Tuscolana, la Casilina, la Predestina. Beh, però quelli sono due progetti diversi. Sono due progetti, ecco. A che punto... quello è un po' più indietro nella fase, perché mentre sul progetto della Roma Civitavecchia abbiamo commissionato, ricordate, facciamo nomi ma per capire, non per responsabilità particolari, la pontina di Storace, definiamola così, finiva già quella in progetto, certo, di massima fino sulla Roma Civitavecchia. Poi la pontina di Marrazzo, con assessore Astorre, era diventata super pontina, non più autostrada, e terminava all'altezza di Castelromano. Noi abbiamo ripreso l'opera che tra l'altro il CIPE ci ha detto: un'autostrada o la fate tutta o non ha senso, certo, non ve la finanzio. Allora... ti ricordi quando qua dicevamo sempre uno, fatta la super pontina da Storre, io lo dicevo bonariamente al nostro amico Bruno, è un'opera senza capo né coda perché non arrivava più a Formia, finiva all'altezza di Castelromano, non serviva a niente, quindi quella opera è stata finita. Tra l'altro lunedì 4 marzo abbiamo comunicato a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione che la sentenza del Consiglio di Stato... ci torniamo, ne facciamo un capitolo... Quindi finisce l'aspetto giudiziario, quindi possiamo... ma lo ricostruiamo anche, perché spesso si dimentica... Ma pensavo non ci fosse tempo. No, ci abbiamo tempo, come no. Ecco, dicevo, però la parte invece a sud, quella che appunto fa riferimento all'aggancio verso la Tuscolana, la Casitina, che però è un'altra opera, io sono anche a precisare, non vorrei... Insisto, è un'altra opera, a che punto siamo? Perché se no anche quella rischia di diventare una cosa monca. Allora questa è un'opera, al di là di quanto è stato letto diciamo nella scheda, che è un progetto che ha fatto l'ANAS, non a livello di progetto, è un progetto di massima, che però è stato meditato, ha preso già tutti i pareri di massima, ma mancherà poi il progetto diciamo definitivo. E poi la ditta che lo realizzerà farà il progetto esecutivo. Ma non siamo in una fase di project finanzi questo? Esatto, ci sono un paio di scuole di pensiero diverse, perché teoricamente anche un privato, sulla scorta di quanto sta accadendo, potrebbe presentare lui una sua proposta rispetto a questo progetto, quindi può farlo. Credo che sia più facile realizzare quest'altro tratto, chiaramente sempre legato
anche se si faccia la pontina, perché l'altra parte la realizzerebbe, perché poi tu hai parlato di 34 km, ma 17 sono quelli dalla pontina alla Roma Civitavecchia che andrebbero scalati da quell'opera, perché teoricamente io ho sempre detto, e non me ne vergogno, lo ribadisco, che bisognerebbe cominciare da questo. Cioè, paradossalmente, quando la regione parlava della super pontina che finiva a Castelromano, era una follia. Era una follia totale. In realtà io credo che noi dovremmo cominciare, ecco, io credo che dovremmo cominciare da quest'opera. No? Serve ancora più quest'opera che la pontina, la nuova pontina. Basterebbe poi fare la cisterna Valmontone, perché tutti sanno che da dopo Pomezia il traffico della pontina evidentemente è minore rispetto a prima. Però io dico, credo pure nella pontina e nella cisterna Valmontone, perché tanto ora che si realizza i flussi di traffico saranno ancora di più aumentati e quindi non riesce a stargli dietro. Ma non c'è dubbio che è più importante, più urgente, vanno fatte tutte e due le opere, e la pontina e cisterna Valmontone è più avanti, ma quest'opera è ancora, secondo me, più importante della Roma Latina e della cisterna Valmontone. Ora tutta questa opera però basterebbe dietro, no? Perché poi voi perché non fate l'intervista una volta a quei poveri disgraziati che stanno bloccati un'ora sulla pontina? Ma per la verità è capitato a me pure stamattina l'ultima volta, quindi no, sulla pontina e sul raccordo anulare. E il tratto peggiore è proprio quello, basta andare sull'Appia, sull'Ardeatina, da Pomezia all'accesso al raccordo anulare. Ecco, dicevo, però tutta questa cosa ha una logica all'interno di quelle infrastrutture alle quali faceva riferimento Michela. Se si realizza quel grande sogno che è il grande raccordo anulare del Lazio, nel senso, da una parte la cisterna Valmontone, certo, dall'altra ma le parte cose sono legate, la Orte Civitavecchia, che significa il collegamento dei porti e degli aeroporti, è così, no? Ma lei consideri, e questo lo diciamo anche per i giovani del Lazio che almeno hanno una speranza minima di lavoro, noi abbiamo spesso parlato di quanto sta accadendo a Castelromano, e al di là dell'outlet, dei vari outlet e centri commerciali che ci sono, c'è ancora il CSM, il centro sviluppo materiali, ci sono ditte importanti, ma c'è sicuramente la riconversione degli studios Civitavecchia, Cinecittà, Cinecittà World si chiama, quella lì, i vecchi studi De Laurentiis. Allora loro attrarranno, è un progetto fatto in tre fasi, e la prima fase terminerà, loro dicono, la inaugureranno a primavera del 2004, saranno centinaia, loro dicono migliaia, 2004, ma fossero già 2014, centinaia, 2014, 2014 sì, di posti di lavoro per i nostri ragazzi, che in parte potranno sicuramente trovare un lavoro lì. E loro chiaramente contano di avere lavoro dalla Roma Napoli, collegandosi con la cisterna Valmontone a Magic Land lì a Valmontone, ma soprattutto sarà un parco giochi internazionale, europeo e internazionale, quindi contano molto nel collegamento con l'aeroporto di Fiumicino, se no l'utenza lì chi ce la porta? Ecco, in questo contesto uno dei punti di riferimento era anche quello dell'aeroporto di Viterbo, che doveva diventare il secondo aeroporto di Roma, e il governo Monti invece ha definanziato. Ma questa è una favola, è una favola che l'abbiamo sempre saputo in regione, io parlo da ex consigliere regionale, era come l'aeroporto di Latina, questo sono campanilismi locali che poi alla fine servono per qualcuno che deve prendere voti, ma insomma non c'ha né capo né coda. E quindi l'ipotesi del secondo aeroporto di Roma qual è? Perché sicuramente Ciampino non può essere. Io credo che comunque il potenziamento dell'aeroporto di Fiumicino basti di gran lunga ad assorbire pure il traffico aereo, poi io non faccio il dottore, insomma do dei giudizi, però magari conoscendo gli argomenti e i settori, sicuramente rispetto a tanta gente che poi ha responsabilità specifica, l'abbiamo visto in regione, magari con assessori che non sanno nemmeno di che parlano, quindi credo che l'aeroporto di Fiumicino non solo ha la possibilità, già con l'ampliamento, di assorbire il traffico aereo futuro, ma sicuramente di assorbire pure il traffico aereo di Ciampino. Senti, nel momento in cui parliamo della puntina definitiva, chiamiamola così, no? Perché di storie ce ne sono state tante intorno a questo progetto. Parliamo di un'opera che prevede un investimento di 2 miliardi e 7, cioè un finanziamento pubblico intorno al 40% di 1 miliardo e qualcosa, sono disponibili già da subito 468 milioni del CIPE, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, anche il governo Monti ha firmato tutti gli adempimenti, a giorni dovrebbe uscire
la delibera, anche quale si dovrebbe chiedere perché il CIB ha deliberato ad agosto, sono passati 8 mesi, ancora la delibera non è scritta, cioè è come se noi nel consiglio d'amministrazione, lei ha partecipato a tanti consigli d'amministrazione, è come se lei votasse una cosa, per scrivere la delibera ci vogliono 8 mesi, questi sono i misteri della fede italiana, non so perché funziona, però a giorni dovrebbe uscire pure sta determinazione scritta, che ormai la cosa è già stata deliberata a agosto, quindi. E dopodiché noi potremmo procedere, anche perché, come le accennavo prima, i contenziosi, almeno per quello che riguarda Consorzio 2050 e ADL, sono di fatto terminati, perché sentiamo, perché vorrei riservare proprio una parentesi specifica sul problema dei contenziosi e di come si sono risolti. Ecco, invece per quanto riguarda la parte occupazionale, che significa? Che previsioni fate? Un'opera di questo genere? Loro fanno, diretto indotto, che fanno una previsione che intanto è un'opera che verrà giudicata a prezzo bloccato, perché in progetto di finanza, in chi la costruirà rientrerà del suo investimento con il pedaggio. Concorrono alla scelta, all'individuazione della scelta dell'impresa che dovrà realizzare l'opera, tanti fattori che vanno dal pedaggio al modo di come si realizza l'opera, cioè un meccanismo molto complesso, un'opera di questo tipo c'ha comunque degli standard fissi per l'aggiudicazione, però questo ci rende tranquilli perché intanto non ci sarà la revisione prezzi, perché la prendi con project finance, quindi, e poi c'è tutto l'interesse a completarla prima possibile, quindi non finirà come Salerno-Reggio Calabria, perché nel momento in cui l'autostrada è finita, certo, comincia a rientrare del pedaggio, e che questo sarà un pedaggio comunque nuovo, perché è fatto con un sistema a telecamera tipo Tudor, quindi non ci sarà nemmeno la famosa sbarra per capirci del Via Garde, quindi che rallenta il traffico. Questo consente pure di fare tariffe differenziate a secondo dei residenti nei vari comuni, quindi diciamo che le tecnologie, e queste pure sono tutti elementi di valutazione che faranno parte del capitolato, perciò anche i cittadini che saranno obbligati a prenderla, a parte la cifra non è sicuramente troppo alta, perché pure quella è fissata bene, non è che chi la vince può mettere cifre assurde, anche perché poi la gente non la prenderebbe, quindi è una cosa che si bilancia da sola, ma poi soprattutto si può applicare pure una tariffa differenziata che può consentire, diciamo, all'utenza pendolare di avere un prezzo agevolato. Ci abbiamo ancora 6 minuti, vogliamo ricostruire un attimo perché è stato necessario arrivare a prima una sentenza da parte del TAR e poi finalmente, da quello che abbiamo capito, a una sentenza definitiva da parte del Consiglio di Stato che avrebbe riconfermato quanto stabilito dal stesso tribunale. Non so se vogliamo i telespettatori. No, guarda, siccome dietro questo ci sta tutto un tipo di impostazione anche di come si governa la cosa pubblica, credo che invece i telespettatori siano molto interessati. Ma io credo che noi abbiamo immaginato quest'opera, io ero in consiglio regionale con Storace nel 2002, fu fatta una società ad hoc per questo che si chiamava Arce. Il 51% di questa società era della regione Lazio e l'altro 49% era diviso fra dei privati, il consorzio 2050, una banca, non mi ricordo se fosse proprio il Monte dei Paschi, e un'altra parte era la Autostrade per l'Italia come società, quindi comunque una compagine societaria di rilievo e di livello. Questa società ha progettato l'opera, voleva naturalmente, cioè, lì è nato subito un contenzioso con la Comunità Europea riferimento alla concorrenza, perché l'opera andava messa in gara e non poteva tranquillamente farla, e quindi si è innescato già da subito tutta una serie di contenziosi. Poi è arrivato il Presidente Marrazzo, che ha dato vita a un'altra società, quella che io presiedo, ad ADL, Autostrade del Lazio, senza preoccuparsi però di fare in modo di chiudere Arcea. Non era facile. Questa è una fase di non era facile a livello di collegio arbitrale, no? Non era facile chiuderla, perché la regione, pur avendo il 51% delle quote diciamo di Arcea, comunque c'era uno statuto che prevedeva che l'89% dei soci dovevano essere d'accordo per la chiusura, tant'è che ancora in piedi questa società. Da lì si sono innescati tutti i vari meccanismi, comunque è rimasto un contenzioso fra Arcea e Regione Lazio, l'ADL è andata avanti comunque, durante l'amministrazione Marrazzo aveva ridimensionato l'opera per diventare voi proprietari del progetto. Oh, la regione che ha fatto, qui ci arrivavo, la regione, chiaramente noi avremmo dovuto, come l'ADL, rifare il progetto, sarebbe stato un aggravio inutile,
e comunque è stato acquistato, con valutazioni che ne hanno stabilito la congruità, il progetto d'Arcea. Quindi la Regione ha comprato il progetto d'Arcea e l'ha girato all'ADL. Possiamo dire quindi almeno l'Arcea, rispetto al contenzioso, non era in riferimento al progetto che gli è stato pagato, ma al teorico mancato guadagno, perché poi non poteva partecipare. Possiamo dire che tutto questo poteva essere, come dire, elemento da definire in fase di contenzioso in sede arbitrale senza... Questo sicuramente, ma il fatto nuovo qual è? Che Arcea poi ha fatto un'azione giudiziaria nei confronti pure di ADL. ADL, la mia società, naturalmente, la società che io presiedo, si è difesa e ha vinto sia al TAR che al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha certificato che la società Arcea, in realtà, almeno da quanto dice la sentenza, non aveva titolo per fare la gara. Alla luce di questo andranno rivisti pure quegli arbitrati, tra l'altro impugnati dalla Regione, che stabilivano un compenso rispetto a... E quindi in qualche maniera, voglio dire, probabilmente si dovrebbe anche configurare questo giudizio. Non lo chiedo al Presidente. Io la dico, ma potrei essere tacciato come uomo di parte. Credo che, infatti, lo diciamo, che quando è nata ADL, se un danno i passaggi nei confronti, credo che siano riferiti a quel periodo. Qualcuno dovrebbe essere chiamato a pagare. Ma sarà chiamato perché c'è un'indagine della Corte dei Conti. È questo che volevamo sottolineare. Adesso a me a questo punto non mi interessa. Abbiamo un minuto per dire. Mi interessa che l'opera parta. Cosa osta perché l'opera parta? Adesso c'è un ulteriore passaggio, perché il CIB ha stabilito pure che comunque eventuali altri contenziosi che non riguardano l'ADL, la società autostrada del Lazio, ma che dovessero nascere, sono un problema della Regione, quindi che non coinvolgono né il CIB né ADL. Facciamo un'ipotesi. Io mi auguro che entro marzo si possa, chiaramente sentiremo. Oggi c'è una maggioranza nuova, un atto importante, credo che meriti pure l'attenzione chiaramente della nuova amministrazione, però noi abbiamo già fatto il bando di prequalifica. A testimonianza dell'importanza dell'opera è che 6 ditte hanno chiesto interesse a partecipare, quindi vuol dire che... Anche la ditta straniera. Che ci guadagna, anche la Samsung, lo si può dire. Credo. Allora, noi aspettiamo il Presidente Celori per avere le ultime alla prossima puntata. Speriamo che quest'opera possa partire, che risolve non solo i problemi di tanti cittadini del Lazio in riferimento alla mobilità, ma crea pure tanti posti di lavoro. Grazie al Presidente Celori.